Domanda delle domande, amici miei. Qual è il setup migliore da utilizzare in assetto corsa competizione? Parliamone un po'. Un saluto da Mapo, amici miei. Allora, la domanda è questa e tanti si pongono il problema sul setup. C'è da fare una grossa premessa. Secondo me il setup non è affatto la prima cosa da guardare. Spesso magari quando corro in live mi date consigli a caldo e il primo consiglio è proprio su che modifica apportare alla macchina. Io vi dico sempre, lasciamo stare per ora il setup, c'è tanto da capire prima e parlo di guida pulita, di arrivare al limite, di essere tranquillo e sicuro con la propria auto in quel momento su quella pista. Di base quindi non c'è una vera risposta giusta sul setup. Ma prendiamo, diciamo, i modelli che Kunos, quindi il gioco, ha creato per noi, che sono principalmente due, il setup sicuro e il setup aggressivo. C'è questa usanza, questa tendenza a dire che il setup aggressivo sia il migliore ed infatti è quello che io ho spesso utilizzato, diciamo, fino a poco tempo fa. Si diceva tu metti l'aggressivo e vai tranquillo che non hai problemi. Beh, in effetti ho fatto anche delle belle gare così, non mi sono lamentato, mi trovavo abbastanza bene. Poi però ho provato anche il sicuro e il sicuro mi ha dato delle sensazioni diverse. L'auto si comportava un po' diversamente, sulla carta doveva essere un qualcosa di più molliccio, di più, non lo so, meno perfetto per creare il proprio miglior giro, ma non c'è solo il best lap. Ci sono le gare e in assetto corsa competizione le gare sono lunghe. Allora, io l'ho intesa un po' così. Secondo me l'aggressivo dovrebbe essere il setup un po' più rigido, che ti rende l'auto più, appunto, più rigida, più ferma, più pronta a fare qualcosa di rischioso e più vicino al limite. Quindi anche il più veloce, ma in una traiettoria, cioè più ristretta, quindi tu devi passare sempre in quel punto della pista perché se sbagli, se prendi una sbavatura, rischi di più. E quindi appunto il rischio è un fattore importante e commettere errori non è tanto rimediabile come situazione. Invece il setup sicuro lo vedo appunto un po' come il setup più morbido, più permissivo, adatto ad ogni pista, dalla guida correggibile. Se sbagli lì, veramente puoi rimediare. Esempio, non so, la perdita di grip, soprattutto quando fai traversi, ti va via di posteriore, contro sterzi, col setup sicuro ce la puoi fare. Questo è quello che io penso, diciamo, come descrizione dei due modelli. Sarebbe interessante vedere anche per una pista presa campione, facciamo Silverstone, guarda caso, affiancare i parametri per la stessa macchina, Ferrari 488 Evo, e vedere cosa mette il gioco di default per ogni scheda, quindi per ogni aspetto della macchina. Andiamo a vedere. Allora, qui siamo sui pneumatici. Come pressioni vedete già che non è esattamente uguale. Allora, sul sicuro o stabile che sia, mi crea una simmetria di pressioni, quindi davanti 25,7 e dietro 25,1. Ok, fa così. In teoria nessuna pista è mai simmetrica come pressioni. Invece sull'aggressivo c'è già una differenza tra sinistra e destra. Guardate anche la convergenza. Meno 0,2 sullo stabile. Meno 0,08 sull'aggressivo. La convergenza aiuta molto a decidere se spostare un po' l'assetto sulla stabilità oppure sulla reattività della macchina, la maneggevolezza. Campanatura, meno 3,6 lo stabile, meno 3,8 l'aggressivo, che in teoria vorrebbe dire più grip nelle curve veloci. Stiamo parlando di poco, però incide. Incidenza invece me lo mette a 12,5 uguale, ok? Questo solo per quanto riguarda l'anteriore. Poi anche sul posteriore ci sono delle differenze come vedete. Come elettronica chiaramente ci sono tante differenze. Vedete che è un po' più limitata, un po' più sicura la parte del setup sicuro o stabile, quindi tanto traction, tanto ABS, una mappa diversa, questo incide moltissimo. Il setup aggressivo invece è un po' più sbloccata. Per la parte di strategia ovviamente è tutto uguale perché qua si decide carburante, treno di gomme e freni, qua non c'entra molto il setup, dipende più dalla pista, dalla durata della gara soprattutto. Per quanto riguarda il grip meccanico, ecco io qua mi aspettavo un po' più di differenze, ma in realtà vedo che la parte delle sospensioni non è differente, cioè ci sono stessi valori, quindi se parliamo, vedete voi il bump stop o altri parametri,
sempre relativi alle forze delle sospensioni, sono identici. Quello che cambia un po' è il bilanciamento dei freni, quindi 58,2 sullo stabile, 57,6 l'aggressivo, rapporto sterzo uguale, potenza freni uguale e anche la barra antirollio. Ecco, effettivamente, tranne il posteriore, però guardate il posteriore, la barra antirollio mette una rigidità maggiore di un punto. Non è molta la differenza. Se invece parlassimo di ammortizzatori, abbiamo anche qui qualche piccola differenza. Quello che vedo velocemente è sull'estensione, vedete l'anteriore del sicuro è 4 e l'aggressivo è 7, e anche nel posteriore abbiamo 3 di estensione e 5 nell'aggressivo. Anche la compressione non è esattamente uguale, quindi qui qualche differenza c'è e effettivamente me l'aspettavo. Infine, un aspetto importantissimo, l'aerodinamica, che poi incide anche sull'altezza dell'auto. Guardate così a occhio, vi dico che l'auto aggressiva è più bassa, quindi quando un'auto è più bassa, c'è un baricentro più basso, è più in teoria stabile fino però a un certo limite, perché poi diventa anche difficile da controllare. In più c'è anche il discorso di ali, quindi aerodinamiche, quindi alettoni. La parte dell'aggressivo è un po' più scarica, quindi favorirà un po' di più la velocità, prendendosi sempre qualche rischio in più. Con dotti freno mi aspettavo qualche differenza, perché oltre a incidere sul raffreddamento dei dischi, incide anche sull'aerodinamica. Invece qua lo mette uguale. Quindi c'è qualche differenza non così incisiva, secondo me, tra sicuro e aggressivo, ma qualcosa c'è. È chiaro che hanno fatto delle regolazioni sempre, secondo me, soggettive. È un gioco incredibilmente soggettivo, assetto a corsa competizione, e incredibilmente variabile e molto dipendente dalle pressioni delle gomme, veramente tanto. Quindi poi questo, se non è a puntino, parlo delle pressioni, ti sfasa tutto e il resto ha poco senso, è solo una compensazione non tanto veritiera. Quindi qual è il migliore? Allora, abbiamo appena detto, la cosa è soggettiva, ma vi posso dare la mia opinione. Ho iniziato da circa un mesetto a rigiocare come tentativo col setup sicuro e mi trovo molto meglio, soprattutto perché sbaglio pochissimo e stranamente, inaspettatamente, faccio anche dei best lap migliori. Non l'avrei mai detto, perché per me la base era aggressivo, best lap, poi in gara fai fatica a utilizzarlo, anche se poi ho sempre fatto gare anche lunghe con l'aggressivo. Però c'è da dire che quando esageri, quando forzi un po' il limite, l'aggressivo è vero che ti tradisce. Il sicuro un po' meno, è tutto più gestibile nelle mani e anche soprattutto nei piedi. Però la risposta giusta secondo me è un'altra, però è sempre risposta personale giusta. Secondo me il setup perfetto è con la base del setup sicuro ma personalizzato, e intendo soprattutto nell'elettronica. Quindi voi penso che come me impostiate sempre la stessa elettronica al di là del setup iniziale di partenza, e questo lo farete anche partendo dal sicuro. Cioè, se mettevate un traction ad esempio a 5, ABS a 4, traction 2 a 5 in caso di Ferrari e l'EQ, quindi la map a 1, lo farete sia nell'aggressivo che nello stabile. È vero che non dovrebbe essere uguale, perché cambia anche un po' tutto il giro della macchina, la sospensione, però io devo dire che così mi sono trovato bene fin da subito. Cioè, ho praticamente preso i miei valori che utilizzavo come elettronica nel setup di aggressivo e li ho trasportati da un setup in un setup stabile come punto di partenza. Funziona bene, è chiaro che gli aggiustamenti per ogni pista si fanno, è chiaro che si possono fare a caldo a seconda dell'usura, del consumo. Per esempio abbiamo fatto una gara da 60 minuti poco tempo fa, dove c'era anche l'orologio variabile, l'orologio moltiplicato, quindi abbiamo corso di notte con un po' di pioggia, lì la vai a lavorare sul traction e volendo anche sulla mappa. Però la base secondo me è questa, setup sicuro, personalizzato, quindi elettronica, poi ovviamente pressioni delle gomme che vanno sempre regolate dopo almeno 2-3 giri regolari, 27,5 diciamo come valore medio, a caldo ovviamente, e il sistema frenante, cioè quindi la potenza se volete dargli, anche se poi uso sempre 100, ma soprattutto il bilanciamento dei freni, quindi dove spostare la forza frenante. Questo cambia tanto, soprattutto se hai uno stile di guida che ti fa portare i freni in curva o quasi in curva. Fidatevi che fa veramente tanto. Sono molto curioso, fatemi sapere se anche voi come me giocavate fino a tempo fa o tuttora giocate col setup aggressivo, oppure se così ve lo costruite di volta in volta su ogni pista, però comunque una base di partenza ci vuole e vorrei capire quale. Se non invece non siete abituati a provare il setup sicuro, quindi quello stabile,
provateci. Provateci con gli aggiustamenti sull'elettronica, sulle altre cose di cui abbiamo discusso, magari anche l'aerodinamica, magari di un punticino solo o l'altezza dell'auto, si può sempre fare dei piccoli aggiustamenti. Ma secondo me la base è un po' il segreto, cioè il punto di partenza. Ripeto però che ACC è veramente un gioco, forse il gioco più soggettivo a cui abbia mai giocato. Lì se sei un pilota, seppur virtuale, ma se sei veramente uno che capisce quando guida quello che sta succedendo, ovviamente anche avendo un buon volante, allora puoi veramente guidare sopra i problemi, puoi adattarti, puoi anche autoimbrogliarti perché sembra che magari vai bene e poi la tua stessa macchina guidata da un altro è inguidabile. Succedono spesso queste cose anche nella realtà. È una capacità di adattamento. Però fatemi sapere questa vostra scelta sul setup iniziale, che sono curioso. Avrei potuto fare un sondaggio, ma volevo parlare così in un video del fine settimana. Va bene, ci vediamo in pista, non so su quale gioco, ma sicuramente con le corse. Saluti da Mapo, a presto, ciao. Green light, give it all you got. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make